Grazie Presidente, la volevo anche ringraziare per la gestione dell'Aula dopo l'armonizzazione dei tempi, perché ha consentito a tutti coloro che volevano parlare di prendere la parola, di poter argomentare il necessario. Non è semplice prendere la parola dopo chi rappresenta il gruppo dal quale io mi dissocio assieme alla senatrice Poretti e Bonino, perché l'intervento è stato appassionato e devo dire anche appassionante, però alcune cose credo che vadano dette. La prima è che avrebbe spiegato che cos'è la post-democrazia. Che cos'è la post-democrazia? Forse un contesto in cui i partiti politici si vergognano di chiedere ai cittadini italiani l'iscrizione diretta a quel partito? Ebbene, questa dovrebbe essere il principale finanziamento privato di un'iniziativa politica organizzata che poi si candida a rappresentare all'interno delle aule legislative di qualsiasi livello dal punto di vista della nostra Costituzione, debbano avere delle ripercussioni su quelle persone, partecipazione diretta anche con iscrizione ai partiti e movimenti politici. Quello è un modello di finanziamento privato. Certo, occorre poi anche aiutare dal punto di vista del contributo pubblico i partiti e i movimenti politici, ma qui si continua a chiamare contributo ciò che è un finanziamento. Perché non abbiamo voluto togliere questa foglia di fico e dire invece che i soldi che vanno a quei soggetti che non hanno ancora status giuridico, e voglio proprio vedere se alla Camera si continuerà a fare come si è fatto finora in Commissione Affari Costituzionali relativamente all'articolo 49 dei partiti, dove il testo base per l'appunto è dei deputati radicali, e io consegnerò a tutti i membri della Commissione Affari Costituzionali della Camera del gruppo del Partito Democratico l'intervento del senatore Agostini, che è ottimo e che spero possa dare loro il coraggio per i prossimi mesi di portare a termine questo processo riformatore. Ebbene, noi diamo dei soldi a dei soggetti che non hanno uno status giuridico definito e che soprattutto non potranno essere controllati da chi li dovrebbe controllare, cioè la Corte dei Conti. Abbiamo già detto più volte quali sono tutti i motivi per cui noi non siamo d'accordo. Ecco, c'è il rischio paventato dal Presidente della Corte dei Conti che si possa da dopodomani andare incontro a dei problemi di costituzionalità. È post-democrazia questa? No, è antidemocrazia, è conferma dell'antidemocrazia partitocratica italiana. Ultima questione che è stata detta da tutti coloro i quali, malgrado non siano d'accordo, voteranno questo provvedimento. Siamo in un contesto in cui la maggioranza più ampia della storia repubblicana sostiene un governo e converge su una serie di disegni di legge. È possibile continuare a dire avremmo potuto fare meglio, ma oggi comunque dobbiamo fare un piccolo passo nella direzione giusta? Ecco, non è possibile. Prego, conclude. Parole. Ancora più impossibile sarà, penso, spiegarlo a chi poi dovrà rivotare questi partiti senza status per la prossima legislatura. Grazie.